Roberto Pinghi, possiamo dire primo giorno ufficiale anche per lei, nuovo dirigente, avete parlato con la squadra, com'è stato il primo approccio? Prima di tutto ero molto emozionato perché a differenza dell'altro mio intervento nel calcio, qua stiamo parlando di professionisti di spessore mondiale, di ex nazionali, di ex campioni olimpici nel loro sport, quindi persone già formate dal punto di vista per la maggioranza dei loro successi sportivi. Devo dire che mi ha impressionato molto il coach, mi avevano detto tutti che stavamo parlando di un allenatore di primissimo livello e anche dalle parole, visto che io per quanto riguarda il fatto tecnico non posso giudicare per il momento, ho avuto una sensazione di un vincente. Quindi anche il capo della squadra, che è una porzione molto importante del risultato eventuale della nostra nuova avventura, mi è sembrato subito una persona molto concreta, molto, molto vincente. Siamo al 31 di agosto, alle 4 del pomeriggio, ci sono più di 30 gradi, però oggi i tifosi erano qui per ringraziare voi e per salutare la squadra. Beh, devo dire che i tifosi sicuramente potevano essere di più, ma l'orario era abbastanza sbagliato e incompatibile con gli impegni professionali delle persone, quindi mi ha già fatto molto piacere questa presenza, che sono certo fosse stata in un altro orario sarebbe stata ancora molto più importante. Avete già avuto un saluto, quello di Veres, che all'improvviso non fa più parte della vostra rosa, state però dimostrando che non vi fermate, perché gli obiettivi sono obiettivi ambiziosi anche per chi dovrà poi sostituire Veres. Assolutamente sì. A questo punto cambia qualcosa per la nuova LPR? Per la nuova LPR arriverà un campione che speriamo possa soluzionare il problema generato dal taglio dell'ungherese. Ovviamente ci siamo fidati, come giusto che sia in un team professionistico di questo tipo, delle consulenze del nostro coach e del nostro direttore generale, che evidentemente lo conoscono.